Hola, Hola, siamo veramente insopportabili. belli sti test, sono belli. No, perché abbiamo fatto prima il video che forse vedrete prima, Sì. ovvero quello di cultura generale, che magari chi lo guarda è un po' una rottura di coglioni, no? Sì, forse sì. Vabbè, diciamo le cose come stanno in realtà. Avendo vinto lei prima, ora sei gasata e ne vuole fare altri 1000. Non sa dire, beh, sì, ma cioè, il bello è che fai dei video e dici, ma forse si annoiano gli altri. Però prima che glielo dico io, lei mi dice, ma no, che cazzo ce ne frega, tanto. Guardate, è una merda. Iscrivetevi nel suo canale. Comunque, abbiamo deciso di fare il test. Siete pudici o sfrontati? O meglio, siete pudichi o sfrontati? Ma stiamo a quello che dice il libro perché sicuramente più. Vuoi dire che si dice pudichi? Ma Ma pudici? pudici. La pudici. Lei lo dà senza È effettivamente pudicizia. pudico. Pudichi. Che cazzo hai detto? Come lo dice anche Manuel Castro. Lei la dà senza pudicizia. Lei la dà anche in amici. Non dice lei Beh, la dà. non è proprio Sì, vabbè, ma non è che lei affidabilissimo. dice lei la dà in pudicizia. Oh, ma se c'è scritto pudichi. Pudico, pudico. Il pudding. Vabbè. Porca pudicana. Allora, domanda 1. Yes. La vostra casa va a fuoco mentre siete nella vasca da bagno. A te, non sai cosa sia, cioè tu non ti lavi, quindi. No, infatti. Siete costretti a uscire di corsa scegliendo un oggetto da portare via con voi. Cosa scegliete tra i seguenti? Diario, portafoglio, le Ma è ovvio, dai, scusa, ma chi è che prende? Io non ho un diario. Le mutande, chi se ne frega? Basta che abbia un paio di pantaloni e il no, no, portafoglio. no, no, sei nella vasca da bagno, dove ce l'hai i pantaloni? Sei Ah, nudo. no, le mutande. Le Sì. mutande. Sì, anche io, cioè, che cazzo fai? Esci di casa nudo. No, tu non vedi l'ora di aprirla a tutti, cioè. No, io faccio la doccia in mutande prevenendo l'incendio e mi porto dietro il Il portafoglio. portafoglio, chiaro, minchia. Allora, fissate un appuntamento al vostro partner che si presenta vestito in modo kitsch. Dove lo conducete? In un locale nuovo, dove avevate pensato in precedenza, in una discoteca. Dove avevo pensato in precedenza? Figurati se mi metto a pensare a un altro posto. Fuori di testa. Droghi. Durante una riunione di vecchi conoscenti, vi invitano a sorpresa a fare un discorso. Che cosa fate? Accettate anche se non sapete cosa dire, vi fate pregare, ma poi accettate, vi rifiutate, non eravate Io mi preparati. rifiuto. Anch'io, cioè, non mi frega un cazzo. Niente. Un parente noioso vi arriva in casa per raccontare i suoi guai. Quando non ne potete più, cosa fate? Vabbè. Se vada la certa. Vabbè. Ah, gli dite che ci penserete voi e l'accompagnate alla porta. Tipo, levate il ragazzo. Gli dite che avete un appuntamento. Iniziate a parlare dei vostri problemi ingigantendo i guai. Ho un appuntamento. Sì, ovvio. Tipo, vabbè, Cioè, devo le pensare io ai suoi problemi. ore che. Cazzo, ciao parenti di Dani. Immaginate uno specchio. Che cosa riflette? Il cielo e le nuvole. Voi, un altro specchio all'infinito. Me. Beh, un cazzo c'entra lo specchio, guarda dietro. Cos'è un film morto? Bene, abbiamo fatto lo stesso identico risultato, Sì. quindi allora, 1C, 2B, 3C, 4B e 5B. Quindi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. La risposta? Siete fondamentalmente corretti, non sapete barare, non apparite diversi da come siete, ma non osate arrischiarvi in zone inesplorate. È straverissimo. Sì, ma non ho capito la zona inesplorata. Cioè, Dai, spiegami, non ho capito. quando le situazioni sono nuove, noi Non tendiamo è. sempre a, come dire, Cioè, non dobbiamo sbullaccare dove ma non. no, le zone inesplorate, inteso, Di se siamo. situazioni che non conosciamo non dobbiamo Esatto. sbullaccare. Ma non sbroccare, non ti sta dicendo questo. Scusa, ti sta Cosa dicendo, ma non osate. mi Non osate rischiarvi, cioè noi tendiamo a stare in quello che conosciamo Ah! piuttosto che Io l'avevo intesa. furba. No, l'avevo intesa come fosse un consiglio che mi dà, tipo, non osare.
Vabbè, ero... pensavo fosse così gentile da darmi un consiglio. No? C'è un test sull'intelligenza invece generale. Non generale, ma proprio perché... però poteva tipo, non osate andare a rischiarvi, tipo come, come fa la nonna. No, no, no. E no, però, cioè, ci sta, no? E non è, non è... Ma non osate arrischiarvi, voi. E come se uno ti dice, mi raccomando ragazzi, non andate lì. Ma ha un libro, come può dirti? E non mi può dare un consiglio, paiolo, no? Vabbè, questo è quanto, siamo due coglioni. Come ti permetti? Non ho detto niente. Ho visto che hai fatto scena. No, hai visto malissimo. Io sono corretto, lo dice quello, quindi sai che te lo direi. Vabbè, allora dicevo... Niente,